Cucù, mi sei ben trovate e ben trovati in questo nuovo video Tristezza Lidl, qualche entusiasmo da Eurospin. Confezione esterna di questi gelati al gusto di arachidi, variegato con l'8% di salsa alle arachidi, ricoperto con cioccolato al latte e arachidi tostate, buoni ma non al livello dei groovy. Salva cena, questi quando sono in offerta li prendo molto volentieri perché è petto di pollo impanato, speziato, c'è anche la bustina di salsa al curry. Ogni tanto i ragazzi li chiedono e quindi li accontento. Sarà che è lunedì, ma anche i capelli sono giù mosci. Un altro prodotto che prendo sempre da Lidl, li trovate anche da IKEA, sono queste cipolle fritte. Croccanti, sono ottime per dare quel tocco crunchy alle insalate da aggiungere alle polpette di carne. Se volete fare una frittatina oppure dare gusto a un omelette, io aggiungo loro. Sono molto saporite. Poi ultimamente per la mia colazione prendo sempre questo dessert della Milbona. Senza lattosio, a basso contenuto di grassi, vedo proprio persone che si fanno i carrelli pieni di questo prodotto, che io personalmente faccio fatica a finire, 200 grammi con una bella aggiunta di frutta fresca, del muesli, dei fiocchi d'avena, insomma, viene una bella colazione sostanziosa e io lo divido, non lo utilizzo tutto in un'unica soluzione. Da Eurospin ho preso invece lo skyr, mannaggia, ho visto ora che era skyr, pensavo fosse simile, vabbè, non amo tantissimo lo skyr, ma sono 28 grammi di proteine per vasetto senza grassi, sono 300 grammi, vi dirò. Da Lidl ultimamente faccio davvero fatica a trovare quello che devo comprare, cioè una fatica acquistare. Ho ritrovato il tonno che amo particolarmente in formato XXL quando c'è questa settimana del risparmio, lo sapete, li prendo, questi tranci belli grossi di tonno che io preferisco. Ottimo per preparare delle insalate fredde con fagiolini lessati, patate lesse, questi bei tranci dei cipollotti o la cipolla di Tropea tagliata fine fine, quando vi avanzano le parti più fini del tonno, potete utilizzare queste parti per fare una base per un sugo, sia con passata di pomodoro, sugo al tonno oppure in bianco con aglio e prezzemolo. Molto gustosi, io li prendo. Tra l'altro, vi volevo dire, se capita solo da me, ma nel mio Eurospin non c'è più la busta di tonno della Nostromo. Vi ricordate i trancetti molto comodi nella busta di Eurospin? Da me sono spariti. Fatemi sapere se da voi li avete e li trovate ancora. La novità interessante è caratterizzata sicuramente da questa alternativa ecologica alla pellicola trasparente. Io l'ho presa sia nel formato busta cerata, molto simpatica, ha la stessa funzione della pellicola trasparente. Ovviamente qui siamo in presenza di alternativa ecocompatibile alla pellicola trasparente. È modellabile perché tra l'altro va riscaldata con la mano per modellare la cerata e far aderire su superfici lisce, riutilizzabile, versatile per molti contenitori. Mi piaceva tantissimo e ho preso questa a forma di busta. E qui invece ho proprio il rotolo di carta cerata da utilizzare proprio come se fosse la pellicola trasparente, da ritagliare, quindi modellare su piatti, vassoi e quant'altro. Passando da Eurospin, dove è uscita anche questa versione di fiocchi di latte
proteici ricchi di proteine a basso contenuto di grassi, ottimali da aggiungere alle insalate. Ho preso poi di Amo Essere Eco di Eurospin il mop green in cotone riciclato, anche la busta è riciclata, è riciclabile e ovviamente c'è anche lo spazzolone. A 1 euro il detersivo liquido per piatti alla mela verde e lime della Active, che mi piace tantissimo, prodotto da McBride SPA. È concentrato, sgrassa e lava molto bene i piatti. Tra l'altro è con oli naturali dermatologicamente testato, ha questa profumazione molto piacevole. Li ho trovati anche da Inns in gamma permanente, forse costano qualcosina meno da Inns, 79 centesimi. E però ero all'Eurospin e ho voluto provare il lime e mela verde. Già tempo fa li avevo provati, amati e riacquistati. Erano in offerta questi detergenti intimi della Physiotherm, prodotti da Farmalice a Santa Venerina Catania o San Venerina, dubbio. Farmalice, diciamo, è lo stabilimento della SIA Alchimica che si occupa di body care, skin care, ma io questi prodotti li avevo già testati e ho proprio in uso l'intimo per donna 45 più, molto delicato, senza parabeni, a pH 7,5, quindi è un po' più alcalino. Dice infatti che è una soluzione detergente leggermente alcalina per l'igiene quotidiana della donna in premenopausa e menopausa, quindi è idratante, rinfrescante perché al suo interno c'è calendula, camomilla, pompelmo, molto delicato, molto buono, un made in Italy, ve l'ho detto, sono tutti estratti naturali della calendula, della camomilla di cui vi dicevo sopra, cromo, cobalto, nickel free, e qui ho voluto prendere la variante fresh con una caratteristica acida di pH 4,5 e ovviamente con estratti di mentolo naturale. Questa è una variante ottimale nel momento del ciclo, insomma, quando vogliamo quella piacevole sensazione di freschezza per la nostra igiene intima. Sono dei prodotti validissimi. Io ringrazio come al solito la mia referente Morena perché mi aveva preannunciato dell'uscita da Eurospin del mio amatissimo sapone ecologico per bucato. Quello che la Sial mi ha inviato io l'ho già terminato e ieri da Eurospin ne ho fatto scorta con ben 3 confezioni. Vi ho fatto la stories con Instagram. È un gel concentrato con olio di oliva, profumo di pulito di una volta delle vostre nonne, di bucato steso al sole in un prato di campagna. Uno dei miei saponi per lavatrice preferiti, delicatissimo rispetto all'ambiente, rispetto alla natura, rispetto ai vostri capi, le fibre. È un prodotto intelligente, sapiente perché è l'antica saggezza, no? Che viene tramandata, il profumare e lavare i capi come una volta, sinonimo quindi di efficacia e di garanzia. Per me è un prodotto top, 1 euro il prezzo, ma neanche lasciarlo lì. Bene ragazze, penso di avervi mostrato le chicche interessanti di Lidl e di Eurospin. Noi ci vediamo sicuramente alla prochaine. Vi mando tanti baci, bacini, baciotti e noi ci vediamo a domani. Ciao!